E ben ritrovati ragazzi, ben ritrovati ancora una volta nel canale del vostro amico Sette De Coppe e Daje. Un saluto speciale a tutti quelli che mi supportano e mi sostengono con tanto interesse ed entusiasmo. Se non sei iscritto al canale, ti invito a iscriverti al canale qua, pollicione in alto, e partiamo subito. Allora ragazzi, oggi voglio farvi questo video, vado a darvi qualche notizia, cosa c'è di vero sul richiamo di De Rossi, quello che sta succedendo con Juric, c'è veramente l'ultimatum, oggi lo andiamo a vedere e poi parliamo anche di come Juric sta preparando la partita di Europa League contro la Dinamo Kiev. Estate, sintonizza! Eccoci qua ragazzi con un altro video aggiornamento, un altro video quotidiano, come sempre appuntamento sul canale a quest'ora con Sette De Coppe e il vostro amico. Iscrivetevi numerosi ragazzi. Allora, innanzitutto volevo ricordare a tutti quelli che mi stanno scrivendo pure: ma le live non le fai più? Ragazzi, io le live le ho spostate su Twitch, sul canale Viola, trovate il link sotto nelle info e appuntato nel primo commento. Basta cliccare, andate direttamente alla pagina, vi porterà sulla pagina e mettete segui, è tutto gratis, live tutte le sere o quasi, e ovviamente anche le live reaction. Ieri eravamo abbastanza numerosi ragazzi, grazie a tutti quanti sempre per il sostegno come sempre. Oggi però andiamo a vedere le informazioni sotto mano, almeno quello che mi è arrivato a me. Ieri qualcosa ve l'ho anticipato in live, qualcosa è già uscito. Andiamo a vedere insieme cosa c'è di vero con tutte queste voci su un ritorno di De Rossi e anche quello che sta succedendo con Juric, Ivan Juric, che tutti quanti odiano ragazzi. Juric sotto accusa. Ebbene sì ragazzi, Juric è sotto accusa, non arrivano i risultati almeno nelle ultime partite, non è andata assolutamente giù ai tifosi la sconfitta pesante in Svezia contro l'Elfsborg, non è andata giù nemmeno la sconfitta contro l'Inter. Vi ricordo che l'Inter è la squadra candidata allo scudetto insieme al Napoli. Fermo restando queste cose qua, quello che non è piaciuto sono le decisioni prese da Juric, ovvero dagli uomini schierati in campo, i giocatori mandati in sostituzione che non dovevano uscire, invece sono usciti. Abbiamo visto Koné che, quando è uscito, linguaggio del corpo, si è messo a ridere a bordo campo, ha sorriso a Juric come per dire: ma che cazzo stai combinando? Abbiamo visto Dybala che è uscito, va centellinato Dybala, e Cristante e Pellegrini, i due senatori, sempre in campo per 90 minuti. Vi ricordo sempre che Cristante è lo stesso procuratore identico di Juric, ovvero Beppe Riso. E a proposito di procuratori, visto che tutti quanti stanno dicendo che Trigoria è in mano ai procuratori, ragazzi, indovinate sotto la procura di chi è finito De Rossi? De Rossi è finito sotto la procura, niente poco di meno che di Rafi Ramadani. Vi ricordate Ramadani, l'amico di De Rossi, l'amico di Ghisorfì? Quello che, con cui quest'estate abbiamo avuto a che fare per la situazione di Chiesa, per la situazione di Sangaré, per la situazione di Boga. Ebbene ragazzi, De Rossi ha firmato per la scuderia di Ramadani. Questo cosa potrebbe cambiare? Non può cambiare assolutamente niente, anzi è una buona cosa, anche perché vuol dire che presto troverà squadra, ragazzi. Molti stanno dicendo che ritorna alla Roma. Allora facciamo il punto della situazione. Partiamo dalla questione di Juric. Fermo restando quello che vi ho detto tutti i capi d'accusa di Juric, quello che non piace e quello che ovviamente bisogna aspettarci, perché da quello che mi fanno sapere, sempre a Trigoria tramite la fuente, ancora c'è un margine per l'attesa e degli sviluppi di Juric. A noi tifosi non può piacere, ragazzi, i risultati non arrivano. Però sono ancora convinti che con questa squadra si può arrivare in Champions League con Juric. Beh ragazzi, che devo dirvi? Per me, a me Juric non piace. Se devo darvi una mia opinione, io ve l'ho detto già dall'inizio, non farei mai un triennale a Juric per il progetto. Però attualmente è l'allenatore che farà il traghettatore pro tempore fino a giugno, quindi dobbiamo aspettarci questo, ragazzi. Attualmente quello che mi arriva e che vi posso dire, ve lo posso comunicare qua ragazzi, ve lo posso proprio dire e metterci
la mano sul fuoco, almeno per il momento, per quello che mi arriva, Juric avrà ancora 6 partite a disposizione. Dopo di queste 6 partite, quando ci sarà la prossima sosta, si farà un resoconto generale, una performance review che la faranno insieme Friedkin, Ghisoffi. Non c'è nessuno adesso a Trigoria, ne abbiamo parlato gli altri giorni, servono i dirigenti. E adesso ci arriviamo a questa cosa qua e in pratica poi si vedrà cosa bisogna fare. Ma ciò, fermo restando questa cosa qua, non va assolutamente ad escludere che nell'occhio del ciclone anche nelle prossime partite, perché se doveste steccare quella con la Dinamo Kiev e quella con la Fiorentina saranno veramente dolori amari. Poi lì io non ho la sfera di cristallo, non posso saperlo ragazzi, è un pensiero, un'opinione della tifoseria riportare determinate cose spacciandole per notizie, perché non si può dire se Juric verrà esonerato in 2 partite. No, a Juric hanno dato tempo 7 partite ragazzi, 6 esclusa quella dell'Inter, sono 6. Questa è la news, quindi bisogna aspettare quella timeline là. Quando arriverà quella timeline là, allora vedremo cosa succederà ragazzi. Per il momento Juric resta ragazzi, e questo l'allenatore, e resta. I giocatori stanno giocando contro Juric? Non lo so. Dal campo quello che mi risulta a me non stanno giocando contro Juric, ma si è spaccato lo spogliatoio, ne abbiamo parlato ieri. Ma quello che adesso sta andando un pochettino ad oltranza è quello che sta filtrando da differenti supporter, da differenti tifosi, ma non da Trigoria, è il ritorno di De Rossi. È un volere della tifoseria, un volere di chi fa comunicazione ragazzi. Anche io faccio comunicazione, ma io vi riporto piuttosto le notizie. Se poi devo dirvi una mia opinione, abbiamo fatto un errore madornale già da tempo e ve l'ho raccontato qual è stato l'errore madornale, adesso non mi va di ripetermi. Al momento De Rossi non è stato preallertato, assolutamente per adesso no. E l'intenzione di Friedkin per adesso è non richiamarlo, perché quello sarebbe come darsi una martellata sugli Zebedei. E vogliono assolutamente evitare questo, anche perché dopo che è stato esonerato il comunicato ha parlato chiaro, a parte trofei che tanto quelli ognuno li interpreta come cavolo vuole, quella parte del comunicato è vera, quindi bisogna prendere per il culo Friedkin, quindi parlano di trofei, è vera e viene accostato Juric. Quando invece è stata, quando ha dato le dimissioni la Zuluku che hanno riportato il comunicato, quella parte del comunicato invece non è vera. Si sono inventati un sacco di frescacce, quindi i comunicati vanno interpretati. E no ragazzi, è così, vincono sempre, vincete sempre voi. Non vuol dire riportare le notizie così. Dobbiamo sempre attenerci a quello che sta scritto al comunicato. Magari può essere un comunicato che può cambiare nel tempo. E questo sì ragazzi, però quando escono con i comunicati, e quello è, perché loro parlano solo per comunicati ufficiali, e vi ricordo che il comunicato ufficiale è sempre un documento. Attualmente quello che sta facendo De Rossi, ve l'ho raccontato prima, si è messo sotto la procura di Ramadani, quasi sicuramente troverà un'altra squadra. Io spero che lo faccia ragazzi, anche perché la Roma sta pagando De Rossi 10 milioni per il triennale, per i prossimi anni, 3 milioni e 3, 3 milioni e 3 e 3 milioni e 3. Questo è il triennale di De Rossi. Se dovesse cercare e trovare un'altra squadra, rinuncerà a questi soldi qua che la Roma magari potrebbe andare a spendere per altro, magari sul mercato, quando si farà il mercato, perché adesso ancora non si parla di mercato, ragazzi. Quindi questa è la situazione attualmente, quella che mi arriva e che vi sto dicendo. Se poi a qualcuno piace pensare al ritorno di De Rossi, siete liberi di pensarci, mica devo dirvi io quello che dovete pensare, anzi fatemelo sapere sotto nei commenti, leggo sempre a tutti quanti ragazzi. Secondo voi la Roma dovrebbe veramente richiamare De Rossi e togliere Juric dalla panchina della Roma? Perché è una panchina veramente scottante ragazzi, e Juric non so fino a quanto abbia la personalità e la persistenza per tenere botta sia allo spogliatoio spaccato e sia una tifoseria spaccata, è una piazza che attualmente assolutamente non lo vuole, almeno la maggior parte. Questa è lo scenario, questa è la situazione e questo è lo scenario ragazzi, che piaccia oppure no. Dopo vedremo se la situazione cambierà. Vi ho riportato la notizia del giorno, quello che mi è arrivata, per chi mi ha seguito ieri in live l'ho riportata in anteprima, ve l'ho raccontata. Non mi vale fare clickbait qua o fare live e dare notizie fuorvianti ragazzi, io come voi tifo la Roma, però nello stesso tempo vi riporto pure
delle informazioni, vi offro un servizio, servizio puntualmente gratis per tutti quelli che mi seguono. Per quanto riguarda la preparazione per la partita contro la Dinamo Kiev per l'Europa League, ci sarà un turnover, ragazzi, anche questo ve l'avevo detto ieri, oggi ne hanno parlato tutti quanti i giornali, mi è arrivato qualche report per quanto ne concerne gli allenamenti. Ieri mi hanno detto del turnover, oggi addirittura mi hanno detto che Dybala non si è allenato, si è allenato a parte, verrà centellinato e vorrà preservarlo per la partita difficile e ostica sul campo di Firenze. Sarà una partita molto difficile, la Fiorentina reduce da un 6-0 di netto, ha seppellito praticamente il Lecce, ragazzi, quindi hanno una condizione, una forma fisica straripante, cosa che invece non ho visto alla Roma. E il Sharawi è sempre così, ancora non si riprende, e ovviamente Salemaker ancora sta con le stampelle, ci manca ancora un mesetto, ragazzi. Quindi ci sarà ampio turnover, non giocherà quasi probabilmente Dybala che non si è allenato, vedremo nei prossimi giorni. Mi aspetto Hummels, come vi avevo anticipato, l'ha detto pure il giocatore stesso dopo la notizia che vi avevo riportato, mi aspetto Hummels centrale, non so chi saranno gli altri a giocare, fatemi avere un po' più di notizie sotto mano e magari vedremo prossimamente, nei prossimi giorni o magari nelle prossime ore, se posso riportarvi qualcosina di più dettagliato e di più concreto. Comunque sia, dobbiamo sempre aspettarci quello che vi ho detto ieri, ragazzi, perché ieri tra le 5 opzioni che vi ho dato nel video che vi ho fatto ieri, tra queste due opzioni c'era o il ritorno di De Rossi o c'era l'arrivo di un dirigente forte. E ovviamente oggi i giornalisti cosa hanno scelto, ragazzi? Hanno scelto la notizia fuorviante, ovvero una notizia sul ritorno di De Rossi, quando invece la notizia vera non è questa che vi sto dicendo, che assolutamente non è stato preallertato, ragazzi, altrimenti che vantaggio avrei per non dirvi una notizia del genere? Ma la notizia vera è che in pratica stanno facendo veramente dirigenti. Vedremo quando succederà. Io vi ho sempre ricordato ottobre, novembre, mesi cruciali, quindi prima di dicembre bisogna farli assolutamente per andare a strutturare il mercato e per vedere anche determinate situazioni su rinnovi di differenti giocatori, senatori e non. Con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video aggiornamento. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel like, commentino sotto, iscrizione al canale. Fatemi sapere la vostra sotto questo video, come sempre attivare la campanella per tutte le notifiche e gli aggiornamenti, ricordatevi di citare sempre la fuente, forza Roma, abbasso i fagiolari e abbasso gli oli di tonno, dai regà, a più tardi, dai.